l'attesa, il conto alla rovescia e poi migliaia di palloncini liberati in cielo al grido corale guarisci. Sono i bambini delle scuole primarie che dedicano il loro pensiero a tutti i piccoli pazienti che combattono con la leucemia. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro infantile. A Pescara, l'AGBE e i suoi volontari sono entrati nelle scuole per la giornata di sensibilizzazione e questo è lo spettacolo che ci si è presentato davanti agli occhi. Guarda la pioggia, guarda la pioggia, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo credi però. Allora, in realtà noi sono 2 anni, è un percorso che stiamo facendo di vicinanza, di legame a questa associazione e anche a queste problematiche, di situazioni di difficoltà. Per cui per noi è stato un momento particolare, ma è un percorso. Al rispetto dell'altro, a chi soffre, perché in una società dove ormai il rispetto, la sofferenza vengono visti proprio come un qualcosa che dobbiamo allontanare, in realtà la sofferenza fa parte della vita e se loro si abituano da adesso che sono piccoli a capire che anche i momenti brutti servono a qualcosa, può darsi che crescendo avremo... La nostra speranza è un mondo migliore. L'impegno dell'AGBE è quello di far conoscere una patologia difficile e lunga da debellare, come la leucemia, ma ancora di più il loro impegno è quello di non lasciare soli i piccoli pazienti e far capire a tutti che stare accanto ad un bambino malato è un modo per aiutarlo ad affrontare un percorso lungo e difficile. È proprio far capire ai bambini che ci sono altri come loro che non stanno bene e quindi anche semplicemente con il loro sorriso, con la loro collaborazione si può stare vicini ai bimbi che sono un po' più sfortunati di loro. Quindi ecco il perché cerchiamo di subentrare nelle scuole a spiegare un attimino proprio a mo' di bambino che cos'è questo tipo di malattia, cosa passano, diciamo, questi bambini che non stanno bene e cerchiamo tramite loro di diffonderlo alle famiglie in modo che anche loro capiscono è importante stare vicini non solo con il pensiero ma anche semplicemente parlandone ad altre persone di questo tipo di malattia e del perché questi bambini non stanno bene, bisogna seguirli in modo particolare. A partecipare al lancio simbolico dei palloncini bianchi c'erano la scuola primaria Via d'Aosta di Montesilvano, l'istituto comprensivo San Franco di Francavilla, la scuola primaria di Farindola. L'AGBE e i suoi volontari continuano a raccogliere l'aiuto e il sostegno di molti amici. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.